bravo, sono finito. Ciao, buonasera a tutti. Quale? Sto bene, ragazzi. Stasera si cucina a casa mia, Tutto bene? Ciao. Potremmo accendere una luce perché si vede un po' fuori a terra, fa chioccio. Facciamo questo, Un po'. Voglio tutto bene? Ragazzi, questa sera vogliamo cucinare dal vivo, Purtroppo stavamo facendo una diretta sul canale di YouTube, ma non me lo fa fare, non so perché. Beh, ma risolviamo, Risolviamo alla grande. Eccoci qua. Tutto bene, ragazzi? Che fate? Siete a cena? Siete pronti per questa cena? Questo lunedì sera? Ragazzi, vi volevo informare che sto per preparare una cena forte, voglio dire, una cena fortissima, ragazzi. Buonasera a tutti, Forza, condividete che facciamo stasera la cucino io. Ma io volevo capire una cosa. Ciao amore, vuoi salutare un po'? Salutato amore. Ciao ragazzi. Tutto bene? Un bacio a tutti, un bacio alla Germania, agli amici di tutto quanto, un bacio grande. Vabbè, volevo dirti, mi serve il grembiulino, il grembiule forte, dov'è? Okay. Fammelo prendere. Allora, stasera cuciniamo, ragazzi, faccio vedere una cosa. Ho comprato. Allora, ho comprato, ragazzi, dai miei amici di Terracciano, ho comprato un prodotto che si chiama Tesori del Matese, ragazzi, una cosa buonissima. Crema ai funghi porcini, eccola qua. Guagliù, non vi dico, diciamo, l'ho già assaggiato prima, l'odore di questo prodotto. Vieni. Eccola qua, aspetta, l'ho fatto ufficialmente. Guardate un po' cosa c'è scritto. Non sono un uomo da spettacolo, ma uno spettacolo di uomo. Vai, pronti? Oh, vi stavo facendo vedere questa cosa, che non costa manco tanto, voglio dire, 6 euro, però crema ai funghi porcini, ragazzi, è buonissimo. Cioè, secondo me, questa è una cosa, stasera spacchiamo, ragazzi. Ok. Faccio vedere un po', Allora, pentola, vabbè, padella, quella là forte per cucinare alla grande. No, vi volevo far assaggiare e sentire l'odore. Wow, Dina, guarda qua. Com'è, Dina? Ah, ma perché a te non ti piacciono? Ma è buonissimo, volete sentire? Vabbè, ragazzi, preso. Vabbè, allora facciamo questa crema ai funghi porcini stasera con la tagliatella, ragazzi. Abbiamo comprato una tagliatella forte. Aspetta, ma non mandare una palla. Luna! Un pacchiotto, vieni qua, vieni! Ragazzi, lei è Luna, la nostra aiutante. La nostra. La luce della casa, di casa mia. Perché Luna aveva fatto la tavola. Ragazzi, stasera pasta di Gragnano, quindi pasta diciamo fresca di Gragnano città della pasta, ragazzi, cioè Gragnano, voglio, non so passare a Nanze, è buonissimo. Luna, allora mi serve una pentola, la mettiamo qui a induzione che subito si fa calda, una pentola bella con l'acqua, una bella pentola, no, troppo grande però, Luna. Perché questo è un piatto che dobbiamo mangiarci in quattro, quindi buonissimo. Questa va benissimo, sì, con un po' di sale all'interno. Anzi, glielo metto io, dammela a me. Buonissimo, ragazzi, quindi... No, l'acqua dobbiamo metterla qua. Sale, forte, ragazzi. Sale fino, quello che ci serve. Mi serve una bottiglia di olio, eccolo qua, de cecco, ragazzi. Migliore in assoluto, vi farò tutto intanto. Mi serve un po' di pepe nero, eccolo qua, ce l'abbiamo, pepe nero, eccolo qua, e mi serve un po' di aglio, okay. Se è possibile l'aglio, però lo prendi tu, certo. L'aglio è una cosa da donne. Tutto bene, ragazzi, stasera mangiamo insieme, va bene, ci cuciniamo qualcosa di buono. Luna, vuoi salutare? Saluto a tutti, ciao! Ragazzi, Luna, che roba buona! Amica di famiglia! Va bene, va bene! L'acqua va benissimo così. Luna, ma tu non l'hai mai acceso l'induzione? Nunca.
Ora ti spiego come si fa, guarda. Si tiene premuto questo, questo è Smeg, è uno dei migliori. Si mette qua. Selezioni quindi questo lato qua, lo metti a, anche a 7, volendo. Ok. E lui adesso dovrebbe partire da solo. Che faccio? Vabbè, taglialo piccolo qua dentro, sì. Ok, quindi è già partito. Capito? Subito si riscalda l'acqua. Quindi si può bene? Mettigli solo questo e poi ti sposti che stasera senza offesa, senza offesa cucino io. Però l'aglio lo taglio io, giusto? L'aglio lo tagli tu, certo. Ok, basta così? Aspetta, troppo assai, sì, va benissimo, va benissimo. Ah, mi serve, se è possibile, noi ci mettiamo... Ci metto io per gusto, voglio dire, ma non è che si deve mettere per forza. Ci metto una panna. Una panna per rendere, ovviamente, la cremina, diciamo, più crema. Nel senso... Una sola, perché... Una sola, sì. Una sola, una sola. Anche perché è per quattro, quindi va bene, voglio dire. Tutto sommato, va benissimo. Il fuoco si è acceso, lo mettiamo al minimo. Eccolo qua. Poi accendere pure l'altro, No, mettiamo, va bene questo qua. Piccolino. Va bene questo qua. Questo mi serve un coltello e una forchetta. Un attimo. Anzi, no, c'ho questo, guarda. Le forbici. Voi che mangiate, ragazzi? Ciao, un bacio a tutti quelli della Germania, ragazzi. Un bacio grande. No, no, una sola, amore, perché se no per la panna, come si fa? La pasta con la panna, capito? Invece non deve essere così. Va bene, la pasta c'è. Mettiamo un altro po' di olio, ovviamente perché deve essere molto, diciamo, come si dice? La crema, diciamo, non la fa anche in base all'olio, quindi... Questo va bene. Ragazzi, io vi garantisco che questo è buonissimo, Proprio buono, ragazzi. Buonissimo, alla grande. Vabbè, stasera c'è un po' di ospiti. Fabio, forte, Lupacchiotto, vieni qua. C'è un po' di ospiti stasera, forti. E che fa? Io sto al lavoro. Ciao Elisa. Fabio, vieni qua. Qua ci abbiamo le... Ah, mia moglie ha preparato, ragazzi, i crostini. Aspetta, ve li faccio vedere che non si... Se no dobbiamo... I crostini, ragazzi, burro... E acciughe, ragazzi. Voglio... Questa è una, come dice, una ricetta rubata, a Barbato, bravo Barbato. Ma volevo sapere una cosa, lo scottex, eccolo. Mi serve un po' di scottex forte. Vabbè, abbiamo un po' di ospiti, ragazzi, stasera, quindi, vabbè, ma sempre, voglio dire, roba familiare, niente di impegnativo. Se vuoi spegnere la grande, accendiamo la piccola, okay. Ok, va bene lo stesso. Fa una cosa, mi servirebbe, se è possibile, un cucchiaio di legno. Adesso abbiamo un cucchiaio di legno, mi sembra di sì. Si è picciato? Sì. L'olio intanto inizia, eccolo qua, ragazzi. Inizia a farsi sentire. Ci serve la prossima volta, mettiamo la telecamera GoPro qua collegata che si vede mangiare, capito? Ogni tanto cambiamo. Chiama a me, mi chiede un po' di... Eccolo qua. Aspetta amore, aspetta un attimo, buono. Serve quello per appoggiare, bravo, lo faccio. Mi puoi dare anche un piatto se vuoi, Tina? E non mi rimproverare più. Tutto bene ragazzi? Bacio dal Belgio! Quest'anno forse ci vediamo, Tu dici che come? Non muore. Fidati. Perché deve essere poca roba, non deve essere tanto, capì? Mettiamo un po' di pepe e un po' di sale, ragazzi, giusto per condire l'olio, che intanto si sta facendo biondo. E poi dovrebbe... questo non c'è. Che possiamo, guarda. Con la forchetta. Okay, perché non ci fa nemmeno quello di bravo. Facciamo così, mettiamo un po' più di lato, vediamo se riusciamo a non farlo schizzare. E versiamo ovviamente questa crema buonissima, ragazzi, di funghi porcini. La versiamo di lato così evitiamo di fare schizzare l'olio e di bruciarci. È una cosa che facciamo tutti molto spesso, sempre. Io vi garantisco che... ce l'abbiamo altri due o tre di questi. Te li prendo, perché... un altro me lo puoi prendere, uno solo. Ma giusto perché mi piace più saporita, diciamo. Questo piccolino? È uno solo, vabbè. Se dici che è uguale, io dico di no.
Leggi, lo sai, è uguale. Amore. Però è più chiaro questo, perché? Non significa niente, crema ai funghi porci, è uguale a questo. Ah. Sì, sì, è uguale, lo stesso colore. Crema ai funghi porcini, quello è uguale. Questo è un po' più grande e sembra diverso. Quindi mettiamo questo qua dentro, ragazzi. Sì, mettiamo un cucchiaino piccolo, che ci sta un sacco ancora dentro. Eccoli qua. Sentite, ragazzi? Sentite il rumore? Amo, fanno un odore bellissimo. Te lo giuro, è troppo buono. Eccolo qua. Ragazzi, ma avete già mangiato? Tony sei il numero uno, grazie, a cucinare. Ma vorrei ancora, voglio. Dobbiamo vedere ancora, ragazzi. Non lo sappiamo. C'è la mia amica Ines che c'ha... Ah, lei intanto ha cucinato questo, eh? Perché Ines... Ragazzi, pomodoro fresco forte. No, Fabio, non piacciono. Ma a te. Fabio, mangia con me, lasciato stare. Perché ti piaceva? Mettiamo... Ne abbiamo preso anche uno più piccolo, ragazzi, eccolo qua, è un barattolo che è uguale a quello, però è una questa è una porzione, capito? Uh-huh. Invece quelle due porzioni, uh-huh. Questa qua grande. Però va bene, voglio dire, tutto sommato, se non è troppo assai, capito? Eccolo qua, questo solitamente si mangia la quando grande, fa freddissimo, e diciamo, è consigliato quando fa freddo, ragazzi. Ok, capito? Questo è un vino russo alla coppa. E poteva con questa è più grande, no, questa. Intanto buona salute a tutti, nel senso abbiamo voluto cucinare una cosa tranquilla, voglio dire, niente di spettacolare, perché ovviamente, ragazzi, i migliori pranzi sono quelli là, voglio dire, umili. Va bene, voi cosa state mangiando intanto? Cosa mangiate di buono? Sì. Io intanto sto girando, ragazzi, l'olio con l'aglio, ho messo un po' di pepe, un po' di sale e ho messo intanto questa crema di funghi. Adesso gli butto, per mio piacere però... Amore, ma 1700 persone in diretta! Perché? Scusa, non c'è nessuno! Bravo! Ragazzi, gli butto per mio sapore, per mio piacere, una panna. Però lo faccio perché a me piace, nel senso che è più cremoso. Però si può fare anche senza panna e viene buonissimo lo stesso. Quindi facciamo scendere la panna e ci creiamo questa sorta di crema, diciamo. Solitamente, ragazzi, la panna si può usare nei piatti di terra, nei piatti di pesce mai, ovviamente, perché è un'offesa al pesce, ragazzi, è proprio un suicidio quando si usa la panna. Anche, ma devo dire una cosa, mo, nella cucina moderna la panna la usano col pesce, però manco io, però ogni tanto, voglio dire, ognuno ha un modo di vedere la cucina diverso. Ma io, ognuno cucina a modo suo, voglio dire, non è una cosa che fanno tutti. Non è una cosa che fanno tutti, però per gusto io vi dico, ragazzi, la panna usatela sempre nei piatti di terra e mai nei piatti di... No, ancora no. Ora ce la mettiamo. Quindi mescoliamo tutto, ragazzi, e ovviamente già vediamo all'improvviso una crema beige. Ho messo qua. Va bene. Una crema beige. Adesso questo che deve fare? Deve prendersi il sapore di tutto quello che ci abbiamo messo all'interno, ragazzi. Lo facciamo cuocere per, penso, una decina di minuti, un quarto d'ora. Che deve ovviamente amalgamarsi insieme all'olio, insieme a tutto quello che gli abbiamo messo. Girandolo ovviamente lo facciamo amalgamare. Sì, sì, lascia, come cuoce. Perché sta a 7, mettilo a 9. Sì. Qua? Sì, vedi se cammina. No, clicca su a destra. Ok, una volta, va bene. Aumenta. Ok, 8 e 9. Vai a 9, vai a 9. No, vai. Ok. Perfetto. Non lo muovere che adesso dovrebbe. Ragazzi, alla fine vi faccio vedere anche il finale com'è, nel senso non è una cosa che non ce la teniamo per noi, voglio dire. E poi voglio il parere di tutti. Mostraci il pentolone. La cucciarella.
ce l'abbiamo sporca, ragazzi, stiamo, ce l'abbiamo dentro la, una cosa, la lavastoviglie. La lavastoviglie. Poi io intanto vi vorrei fare sentire l'odore che fa questa crema, ragazzi. Ci vorrei riuscire, aspetta, ve lo faccio vedere, vediamo se non facciamo cadere nulla. No, no, no. Mo si asciuga, mo. Eccolo qua. Questo intanto è quello che la faccia, diciamo, che sta facendo. Adesso l'olio si asciuga un poco, ragazzi, e nel frattempo prende ovviamente il sapore. Le facce di Tina che dicono: ma chi sta combinando? Dai, bravo, allora, bravo. Ma dopo lo fai assaggiare? Dopo vai assaggiare? Certo. Facciamo un altro po' di pepe, va? Un altro po' di pepe. Ragazzi, ovviamente la pasta, io dico sempre una cosa, secondo me, quando si cucina, soprattutto con i condimenti e con le cose, la pasta va messa, non va scolata, va tirata su dalla pentola sua dell'acqua e va messa direttamente dentro, diciamo, il condimento. Secondo me non deve subire variazioni di temperatura. Io secondo me così è, ragazzi, ovviamente ognuno fa a modo suo, però secondo me se subisce variazioni di temperatura la pasta non ha più lo stesso sapore, anche un attimo, io dico che secondo me dopo un attimo la pasta già non c'ha più lo stesso sapore. Mancava solo fiocco. C'è anche fiocco? L'hanno portato? Ma non me l'hai detto. Lascia stare, non mi toglievo lì. Tutto bene intanto? Si assorbe, tranquilli ragazzi. Fidatevi di me. Ciao fiocco! Cati dice: sono uno chef, troppo olio. Vabbè Cati, sono gusti, nel senso ognuno cucina a modo suo. Dopo vi faccio vedere il finale, mi dite se va bene o no. Vi garantisco che è un grande finale, anche perché questo è un piatto che a me piace tantissimo. Qua siamo tutti un po' chef, ragazzi, perché ognuno ha un tipo di cucina diverso, voglio dire, nel senso sono 100.000 tipi di condimenti, ragazzi, ognuno fa a modo suo, non è una cosa normale, diciamo. Ma non mi avete detto che cosa mangiate, ragazzi, stasera che mangiate? Noi abbiamo preso un po' di olive, abbiamo preso un poco di prosciutto crudo, un poco di mozzarella. Ah, i minuti, oh, potrei comprare quella che è come se fosse una pasta. Brava, come la. Tony, sono incinta, la voglio. Fatemelo cucinare perché è semplicissimo, non ci vuole tantissimo. Siete uno spettacolo, viva l'amore. Cala pure per me, ti porto una bottiglia. Amore. Questo qua li puoi buttare, sì, e mi cambi, bravo. La butto il piatto, vai. Ines, te lo vuoi dare? Datemi un piatto pulito. Marcello Di Maio dice: ho fatto la carbonara. Bravo, buona. Bravo. Dici tutti gli ingredienti, dopo ve li rammentiamo tutti, Ragazzi, l'odore è spettacolare, voglio. Tina, tenti l'odore. Bravo. Però io penso che basta, La cottura dici? Sì. Sì. Ora la spegniamo. Però io facciamo fare un po' di cottura con la pasta. Quindi stendiamo e la facciamo raffreddare, diciamo riposare un po', nel senso la lasciamo al suo bollire di olio.
Intanto l'acqua. Ci siamo quasi. C'è il rossetto? Ti ho messo il rossetto? Può essere. Vedi? Sì. Mandami un saluto. Ciao Barbara. Ciao Tommaso. Ciao ragazzi, un bacio a tutti. Dovevamo fare questa diretta, ho detto prima, dovevamo fare questa diretta su YouTube, ma sul canale c'è stata la manutenzione, stiamo facendo dei lavori sul canale, quindi non l'abbiamo potuta fare. L'abbiamo fatta qui, vabbè, penso che sia la stessa cosa, nel senso. Ciao Tina, sei tanto paziente tu. Io ho fatto la pasta con la ricotta. Metti un altro po' di olio. Mo stuoglie, no? Mo so portano per esempio per 2 mesi, ok? Fidatevi di me. Non vi preoccupate. Vogliamo la ricetta dopo ve la do, dopo ve la do. Io le metto un po' di olio in più perché poi dopo con la, diciamo, con la scolatura della pasta dentro si asciugherebbe troppo la pasta e diventerebbe, ovviamente, no? Diventerebbe, si attaccherebbe la pasta, per questo metto un po' di in più. Poi dopo, quando vi mette la pasta dentro, si disperde insieme alla pasta e rimane comunque bagnata, diciamo, bella umida. Ecco perché c'è un po' di olio in più. Ma questo è un mio modo di cucinare, nel senso ognuno può cucinare a modo suo, non ce lo potete mettere proprio. Però il problema è che quando poi metti la pasta si asciuga troppo. Allora non va bene, fa ingrassare, però è saporito, vai giù, lo sappiamo. Quante cose non vanno bene, ragazzi, ci stiamo mangiando salata, e manca perché ormai è contaminata, quindi... Dovremmo berci solo l'acqua. Tina, guarda la pentola. Mio marito mi vuole dedicare sempre la tua canzone, bravo. Bene, bene. Ma che? No, niente. Non facciamo prima l'altro lato? Quale? Quella si è fatta. È strano che questa ancora non si fa. Eccola, sta bollendo. Dai un minuto. Mettiamo a 10? Che fa? Mettiamo a 10? No, è quella, è 9 il massimo. Facciamo così, va. Aspetta. Non muore. Eccolo qua. Bolle? Quasi. 9 il massimo. Il massimo è 9, sì, ma dovrebbe bollire tra un attimo, perché... Forse perché all'inizio non l'abbiamo messa a 9, quello è il problema. Può essere. Quindi lo devi mettere direttamente a 9 quando... A voi uguale, nel senso non è che non succede niente. A bottina è tradizionalista, nel senso le pappine, le cose non mi piacciono. Già la panna per lei è sintomo di... La panna. Chissà... Sentimi chi non va a fare niente. Bravo. Quante ore fanno la pasta capanna, per esempio? Comunque l'odore è buonissimo. Sì, si sente. L'odore dei funghi è proprio meraviglioso. Ah. All'amore l'amore! Quindi avete già mangiato, state mangiando, tra poco il Grande Fratello, giusto? Qualcuno ha detto tra poco il Grande Fratello. Ah sì? Sì. Detto, non l'hai visto? Lunedì, non ce la faccio male. Ragazzi! Talmente che non è nessuno, non c'è nessuno là dentro a questo Grande Fratello che... Non si sa di che morte fanno questi qua. Ok. Cosa vedere qua? Stanno salendo le bolle però. Aspetta, non muovere, ma essere... Lascia. No, lascia. Metti questo là, mettilo là, lasciala così. Ci sta. Tra un attimo caliamo la pasta. Che belli che siete! La gelosia nelle coppie di oggi. Ma che è sto Grande Fratello, brava! Ma che è sto Grande Fratello?
Ma poi la cosa bella, ragazzi, è che a me fa morire, voglio dire. Grande Fratello VIP, e ci sono 15 concorrenti, 14 nel Savoy Show. Li conosco solo a Francesco Monti, me la dico. Nel senso, tranne qualche altro personaggio, tipo, che ne so, qualcuno, tipo le Donatella, vabbè, che si conoscono, vedete, per il web, ma alla fine, proprio poca roba, ragazzi. Ma, Grande Fratello VIP, Temptation Island VIP. Ma chi so quella c'è? Valeria Marini, e poi? Facciamoci un attimo. Sì? Ci frega. Ci sta. Ma te perso la lingua questa sera? No, ma chi mi fa male la testa? Ah. Già te l'ho detto, mi dammi un bacio. Senti, secondo te quante ne mettiamo? Basta? Solo questa. Sì, bravo. Ma questa è mezzo chilo, è di meno? Sì. Sicuro che è mezzo chilo? Guarda. Ah, 500, sì. Le vedi le bollicine? Lo sai che si mette l'olio, no? Certo. Le fettuccine. Se no si attaccano. Questo lo so, questo lo so. Vi salutate? Bravo, tutti VIP, nessuno li conosce. Maria Rosaria. Tu e Tina, Grande Fratello top. No, no, no. Non sono, ragazzi... La differenza è che ci sono personaggi che devono fare quel tipo di percorso perché giustamente non sanno fare niente e quindi allora devono farlo per forza. Ma non è un programma che mi piacerebbe, nel senso non è una cosa. Ragazzi, io voglio cantare. A me non mi interessano quei tipi di programmi che... dove vai perché boh, perché vai? Mi piacerebbe fare, che ne so, il giudice, mi piacerebbe fare il giudice di un talent di musica, mi piacerebbe fare un talent di musica, nel senso sarebbe più appagante, no? Per uno che fa la musica come me. Un riest non è una cosa. C'è poco da, voglio dire, da. Un bacio a tutti, un bacio a Bari. Tutti gli amici di Bari. Siamo a casa mia e stiamo cucinando, eh. Un abbraccio alla Svizzera, vi voglio bene, un bacio ragazzi. Tutta la Svizzera. Bello tu. Grazie. Se metti il sale e la pasta bolle prima, già fatto. Che bella che è la tua compagna. È la mia futura moglie. Ragazzi, venerdì ho avuto il nulla osta e sono single. Cioè, sento single per la legge. Libero come una farfalla. E adesso mi sposo lei. Ristorante Colombo deve aprire. Sì, sì. Stavi dicendo? Stavo dicendo? Ho detto sono libero come una farfalla e mi sposo te. Fine marzo è libero. Fine marzo, sì. Abbiamo avuto il nulla osta fortunatamente, quindi 28 marzo grande matrimonio. Ragazzi, venite tutti invitati, sì. Cioè, siete tutti invitati al matrimonio. Siamo, non al mondo, sposiamo perché devo certo, venire certo. Tutti. Mio marito dice Rignolo, un bacio. E io ti saluto da Pordenone. Tina, l'olio nell'acqua, già ce l'abbiamo messo. Che cosa? L'olio nell'acqua. Già l'ho messo, già l'ho messo, messo. Sia sale che olio. Sta bollendo, però non è... Come si dice, non la sto vedendo come... No, l'altra volta ti ricordi che ha fatto un secondo? Sì. Strano, strano. Aspetta. Vai, vai, mettilo là. Sento? Quello va in stand by. Spento. Allora, a marzo. Che facciamo a marzo? Ma ci andiamo a fare un giro forte. Saluti da Paoletta, un bacio Paola. Dove sposate? A Napoli sposiamo. Sei cambiato tantissimo. Spero in bene. Un bacio da Pestum, un bacio grande ragazzi. Anni Antonio, ti troviamo? Un bacio. L'olio nell'acqua? L'abbiamo messo Mariarca. Lupacchiotta. Siete unici e che Dio vi benedica. Grazie. Anche a voi Teresa. A voi. Un palermitano che parla napoletano? Perché?
perché vivo a Napoli da ormai 14 anni, perché amo questa terra, mi ha dato tantissimo successo, mi ha dato un amore meraviglioso e in onore di questa terra parlo napoletano. E anche ragazzi l'abitudine, dopo tanti anni comunque uno prende l'accento, parlando sempre napoletano, poi si prende l'accento. Però sono sempre napoletano, non mi preoccupate. Che bella donna che è la tua fidanzata. Grazie. A marzo fate schiattare e cicciuetle. No, ma noi non ci fanno niente ragazzi, noi siamo protetti da Dio, quindi non possono fare quello che vogliono. Non dimenticarti l'olio, Colombo, già messo. Può piacere oppure no, ma vi completate, siete l'amore. Un bacio. Bella questa. Tina, la pancia ti dona tantissimo. Vedi? Bellissima la canzone di Più Forte Me. Ti abbiamo visto a Mainz, un bacio a tutta Mainz, a tutta la Germania. Forse andiamo in Belgio adesso, fra un paio di mesi. Vediamo se chiudiamo questo accordo. Auguroni, Toni, siete uno spettacolo. Bacioni da Monte di Procida. Un bacio grande. Sempre così. Bravissimo e complimenti per la donna che hai accanto. Lo so. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. È la verità, ragazzi. Non c'è differenza tra Napoli e Palermo, grazie a te. Eh sì, è vero. Io porto sempre la mia terra, voglio dire, avanti nel mio cuore. Porto sempre l'amore per la mia città, voglio dire. Non sono mai cambiato, voglio dire. Vivo a Napoli, ormai sono 14 anni, ragazzi, non è un giorno. Mezzo chilo, sì, va bene. Basta. Sì, va bene. Tanto è un assaggio alla fine, perché ce la mangiamo io, Fabio, Crescenzo e basta. San Marco? Chi? Era San Marco? È un po' l'uno, nel senso, due figli l'uno vanno benissimo. Per tutti quelli che ti commentano e ti scrivono in modo sgradevole, falli schiattare. Ragazzi, non mi fa schiattare nessuno alla fine. Vieni qua. Schiattano solo loro. Vieni qua. Vieni a fare un saluto. Ragazzi, loro sono marito e moglie. Lei è Luna, già ve l'ha presentata. Me l'ho presentata prima. E lui è Ulan. Sono delle bellissime persone. No, voi bellissime. Quando si dice... Molte volte ho sentito... Si deve offendere molte persone. Ieri sera, per esempio, ho visto un servizio alle Iene sconvolgente, ragazzi. E l'Islanda ha lo 0% di natività di ragazzi down. Questa è una cosa vergognosa, nel senso, il fatto che non ci siano down, perché i dottori impongono e fanno preoccupare i genitori quando sanno che c'è... Sta per nascere un bambino down. Un bambino down è un bambino normale, ragazzi. Un bambino che ha bisogno e dà più amore di un bambino normale. E quindi ieri sera veramente ci siamo emozionati, ci è dispiaciuto vedere quel servizio e sentir parlare quei medici che dicono: no, noi dobbiamo tutelare le persone, come se fosse quasi un cancro, no? Un figlio down. I figli sono sempre figli, vai. Come nascono, sono sempre figli, quindi. Anzi, i figli che nascono con la sindrome di Down, ragazzi, secondo me devono essere amati di più che dei figli normali, voglio dire. Hanno bisogno e danno più amore di un figlio normale. Quindi abbiamo visto quel servizio agghiacciante, sì. Servizio sconvolgente, ragazzi. Come ha detto lei, la ragazza signor dottore? Ha detto noi siamo perché speciali, perché ci vuoi eliminare. Ha detto noi siamo, che poi quella una ragazza ha fatto pure Ballando con le Stelle, l'anno dopo che l'ho fatto io. E una ragazza con la sindrome Down che addirittura è campionessa alle Olimpiadi in Australia, ha preso penso 4-5 medaglie, cioè ragazzi veramente da apprezzare, da amare. Ma purtroppo esistono uomini, ragazzi, che nella vita danno dei messaggi sbagliati. Io ho un bambino down, è un dono del Signore, è vero. Che bello, viva l'amore per i figli e soprattutto per i ragazzi con la sindrome di Down. Io li adoro. Non c'è niente di, come si dice, secondo me quando Dio manda un bambino con la sindrome di Down che quasi ti sta premiando, perché è un,
sono speciali. Ci vuole un amore, cioè magari Dio vede che uno può dare l'amore il doppio di un amore normale di un figlio e quindi certo, te lo manda così. Certo. Ragazzi, è una cosa da non credere, questi paesi che hanno, cioè 0%, il 100% di natività, non hanno, come si dice, non nascono figli down, cioè perché i dottori impongono di farsi delle visite e fanno vedere la nascita di un bimbo down come fosse una cosa brutta, come fosse una cosa da eliminare, cioè è pazzesco ragazzi. Io ho visto delle cose, ieri sera siamo rimasti davanti a un piatto di pasta ghiacciati ragazzi. Perché ci vuoi eliminare, disse vicino al dottore. Sì. Perché ci vuoi eliminare? Siamo rimasti sconvolti. Agghiacciati, come si dice da noi. Sì. A Palermo. Agghiacciati. Tony, sono i soldi che tieni, ti puoi comprare anche il sole. Chi c'entra? Già zicco, aiuto. Sono angeli sulla terra. Brava Antonella, brava. E lei poi giocava sul fatto che hanno un cromosomo in più, se non sbaglio. Sì. Quindi giocava su questa cosa, diceva, noi abbiamo un cromosomo in più, siamo meglio di voi. Che ne avete. Forse, non lo so, 4, 2, non so. Uno. Non so, se bravo, non so quanti ne abbiamo. Ti ascolto quando avevo 10 anni. Un bacio, ragazzi. Sei incinta? Che bello, rispondimi. Eleonora. Comunque ci stai facendo schiatta in tuo stomaco, che questo latte si incinta o no? Meglio questo, eh. Ci stai facendo schiattare nello stomaco. Vedi un attimo la pasta forte e si è attaccata tutta. Non può mai essere, amore mio, ce l'ho io. Ah, ce l'ho io. Amore, non la scoliamo, la mettiamo qua e la mettiamo qua dentro la pasta. La prendiamo con il forchettone e la mettiamo dentro. Ok. Sei in attesa, Tina? La questa qui un attimo, allora. Dove vai? Adoro le tue canzoni. Grazie mille. Frate, come stai mangiando? Io e i bambini speciali li faccio entrare tutti gratis. Bravi ragazzi, è giusto che sia così. Avete un cuore d'oro. Tony, sono un tuo collega. Un bacio da Catania, sono d'accordo con te. Ciao Alessio, un bacio. Vuoi mencinto o no? E che si fa schiattendo stomaco? No, Boris. Non è colpa mia, quindi toglietemi la responsabilità. Io sono solo curiosa di capire perché sei cambiato così. Aspetta, questa me la devo leggere, fermi. Lasciando la vita privata. Aspetta, dove sta? Non ci visti giù. Eccolo qua. Lasciando la vita privata. Aspetta. Perché non si apre? No, non si apre. Che dice? Lasciando la vita, non riesco a leggere perché non si apre il commento. Mi fa vedere a San Marco in diretta. San Marco! Vieni qua, vieni, fatti fare un saluto forte. Che stai mangiando? Che ti stai mangiando? Sto arrangiando un po'. Ma non so che. Fa un saluto. Che stai mangiando? Tony, non so nemmeno che sto prendendo perché la roba è esagerata. L'ho capito, ma stai mangiando solo tu. Devi aspettare. Allora aspetto, un bacio a tutti i miei. Ciao Ciro, Better! Ciao! Perché è una cosa bella, perché non la vuoi dire, Tina? Che vuoi essere sicura, lo pacchiotta? Sì? Dici, non sono incinta, a posto, siamo risolti. Non sono incinta. Dici. No, che ci devi dire coppia di spina a tutto quanto. Giusto ragazzi? Se vuoi te lo riscrivo, certo nomina che lo riscrivi, Lupacchiotta, però scrivilo in due parti, nel senso, capito, che non riesco ad aprire il messaggio. Mi piacerebbe leggere questa diversità. Sei rinato, si vede che sei felice, brava Maria. Brava! Maria, tu sei una ragazza intelligente. Ragazzi, tutto quello che non ho fatto in tutta la vita l'ho fatto da quando sto insieme a mia moglie, ok? Così apro e chiudo parentesi. Quindi se dovete dire che sono cambiato in male, in peggio, state sbagliando, sì, ragazzi. Quindi non è assolutamente non è vero. Quindi... Perché chi conosce Tony lo sa che è cambiato in meglio. Molto, molto, molto. Ti sta solo insultando dicendo che hai lasciato la vita privata da parte. Boh, sei stranissimo.
Non vi drogate, ragazzi, che la droga fa male. Questo è vero, sei cambiato tanto. Brava Patrizia. Ti vedo cambiato. Romina, che vedi di cambiato? Che non ti potrebbe piacere, dico. Scrivimelo perché mi fa piacere, voglio dire, capire. Che non esce più da solo. Se c'è qualcosa che non devo. Che sto sempre in casa, che non mi molla, che cucina. Che vedi? Che vedi di strano? Che vedi di negativo? Mio pacchiotto, a me San Marco mi fa morire, Giovanni. Ciao Giovanni. Sono Sandra da Brescia. Mi piacciono tantissimo le canzoni, sei fortissimo. Mai dimenticare il passato, anche quello che ti ha fatto crescere. Ma chi è che ci siamo sciogliati? Chi ha detto niente, ragazzi? Siamo quello che siamo grazie al nostro passato, quindi. Sei cambiato perché hai conosciuto l'amore. Fortunatamente, ragazzi. Amore, allora questo amore mi ha salvato. Accendi. Metti questa pasta qua. Ok. Eccoci, ragazzi, eccoci. Ritornati ai fornelli forti. Ragazzi, mo vi faccio consolare, ok? Mo vi faccio proprio consolare a alto livello, va bene? Vai. Metti qua. Dammi il forchettone forte. Brava, già l'ho acceso tutto. Dammi qua, non muovere. E me la vedo io. Ragazzi, a mio avviso la pasta bisogna fare così. Bisogna prenderla e metterla dentro il condimento senza bisogno di scolarla, perché perde la temperatura e diventa bruttissima. Aspetta, se no... Stasera, dammi qua, capito? Aspetta, posso buttare un po' poco? No, non muovere. Eccola qua, non ti preoccupare. Eccoci qua. Formaggio? Aspetta, lo pacchiotta, lo mettiamo tutto, lo certo, prendo? Amore. Mi serve una. Una. Qualcosa a mettere la pasta, amore. Aspetta. Già sai tutto, lo pacchiotta. Brava. Tanto sta. Ma io già l'odore, per esempio, io volessi far sentire un po' di odore qua, forte. Qua, ce l'ho l'una, ce l'ho. Mi vorrei far sentire l'odore, ragazzi, di questa pasta. Che faccio? No, aspetta. Oh, no, mamma mia, aspetta un secondo. Quindi, è finita la grande. L'ho accesa. No. Ah, la grande. Adesso questo lo posso buttare l'acqua. Aspetta, lo pacchiotta. Sì. Vai, ce n'è un altro poco. Ragazzi, quindi fate saltare tutto il condimento, diciamo vicino con la fettuccina, con la tagliatella, anzi, se la tagliate. Ma tu sei proprio importante. Vai, 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 vai. Metti. No, vi voglio far vedere il fatto dell'olio, riuscite a far vedere il fatto Speriamo dell'olio. Che se ci sta ancora. Il fatto dell'olio è importante, ragazzi, perché non so se avete visto, ma l'olio non esiste quasi più. Vai, faglielo vedere, già. Ecco qua. Per guardate. Avvicina, andiamo, toglilo. Aspetta. Perché... Ecco qua, ragazzi. Vedi, l'olio non c'è più. Non esiste più olio. Questo intendevo dire io. Eccolo qua. Bene? Quindi abbiamo fatto una sorta di crema, va bene? Ciao Cirichiano! Amo, sai quanto? Pochissimo, sai perché si asciutto sennò. Allora non lo mettiamo dopo, giusto? No, mettilo un filo. Vai, 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 basta. Okay. Poi magari chi lo vuole se lo mette nel piatto. Noi abbiamo fame. Vai. Allora, se lo metti tutto qua sistemato. Quindi, brava. No, anche se ne metti la metà per. Siamo... Aspetta. Sì? Sì, sì, qua voglio. Eccolo qua. È cambiato? È cambiato, sì, guardate qua. Non c'è una cosa che non sa fare. Ce l'ha un'altra, no? Mi tengo un amorato che brilla. Aspetta. Basta, mo. Fai vedere. Così lo facciamo vedere, okay. Bravo. Ecco. Che faccio questo? Tolgo? Sì, questo sì, lo vedo io questo qua. Facciamo vedere e poi andiamo a mangiare, ragazzi, altrimenti si fa bruttissimo. Allora vi presento la tagliatella, ragazzi. Aspetta, eccola qua. Olio zero. La tagliatella ai funghi porcini di Colombo. Va bene? Lupacchiotti?
Buon appetito a tutti. Ragazzi, fuma, quindi ce l'andiamo a mangiare, va bene? Vi vogliamo bene, un bacio a tutti ragazzi. Buonanotte e buona cena se state mangiando. Un bacio a tutti, ciao.